E rieccoci carissimi amici di GRP al nostro consueto appuntamento con i consigli del dottor Luigi Torchio che saluto. Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei. Ricordiamo, medico chirurgo specializzato in medicina dello sport, omeopata e studioso di medicine naturali con il dovuto distanziamento di sicurezza anti-Covid. Dunque, dottor Torchio, con lei oggi torneremo a parlare dell'argomento Covid. Abbiamo già affrontato su moltissimi aspetti, ma ci tenevo a parlare con lei di una cosa in particolare. Quali sono gli insegnamenti che può averci lasciato il Covid? Perché qualcosa avremo imparato, no, da questa esperienza. Sì, allora io ci tengo particolarmente a parlare di questo argomento perché ci sono degli insegnamenti che forse sono stati captati, ma poi sono nuovamente, stanno rientrando nell'entourage, nel surmenage delle attività delle persone, quindi stanno per essere dimenticati, laddove invece la natura ci sta dando i segnali così forti che se non li guardiamo e non prendiamo dei provvedimenti ne arriveranno di più forti. Allora, il primo insegnamento è la fragilità della nostra salute, dove lo stile di vita. La situazione di cibi che arrivano da allevamenti intensivi, agricoltura intensiva, cibi spazzatura di origine industriale, nonché stress e tutta una serie di problematiche, hanno generato, stanno generando una stirpe debole, debole che incontra patologie croniche in bassa età e che soprattutto va incontro a tutta una serie di patologie con la vecchiaia molto importanti, anche se con le cure di oggi l'età media sta aumentando l'età media ma non la qualità di vita. Quindi la fragilità della nostra salute è un maggiore investimento sullo stile di vita e sulla prevenzione, è il primo messaggio che ci ha dato questo Covid. Un altro messaggio, questa volta di tipo economico, vorrei sottolineare la fragilità della nostra economia perché noi ci preoccupavamo di un calo del 3, del 5% dei punti che ne so, di vendita. Io non sono un economista, ma qui abbiamo avuto un crollo, l'economia come un castello fragile di carte crollata a livello mondiale. Quindi è estremamente importante che l'umanità prenda, assuma gli insegnamenti da questa situazione. Un'altra grossa e importante cosa è stata l'incapacità a livello mondiale nel gestire un'emergenza, Eh sì. sia per i ritardi dell'OMS, che purtroppo non ha fatto una bella figura, e l'OMS si è ritrovata spesso in ritardo, spesso a dare notizie contraddittorie, a negare l'utilizzo delle mascherine, a dire cose poi prontamente ritrattate. L'atteggiamento dei governi che hanno detto cose folli, capi di Stato che hanno fatto cose folli, comunque tutti più o meno hanno pagato, perché, e devo dire in questo caso, L'Italia invece ha dato il l'Italia, buon esempio. per essere arrivata prima in Europa a dover decidere e affrontare tutto, l'Italia ha dato un grande esempio di saggezza, di scelta, di coerenza. Allora, questa incapacità di gestire le emergenze a livello internazionale non riguarda soltanto i ritardi, ma anche la disponibilità di, diciamo, di materiale di difesa, nel senso che i medici stessi, mia sorella che è medico di base, ha avuto due mascherine FP2 in 2 mesi. Mascherine che dovrebbero essere sostituite 2 volte al giorno. Quindi voglio dire, siamo andati su un campo di battaglia, come io spesso dico, affrontare un albero in costume, ciabatte e crema solare, anziché essere equipaggiati in maniera corretta per poterci difendere. Cioè non c'è una task force medica in grado di intervenire tempestivamente in queste emergenze e su questo dovremmo riflettere. Parliamo anche dell'informazione. L'informazione ufficiale, devo dire, se vogliamo fare una critica all'informazione ufficiale, è stata troppo emotiva, e cioè tragedia e poi notizie negative, il giorno successivo qualche notizia positiva, di colpo euforia, e lo stesso ha fatto la borsa e l'economia, con degli alti e bassi da otto volante, da veramente instabilità generale. All'informazione ufficiale, che ha avuto questo difetto di emotività e di enfatizzare troppo gli alti e bassi, si è affiancata la nuova informazione ufficiosa di WhatsApp, Instagram, Facebook, dove abbiamo visto le cose peggiori, perché abbiamo visto cose utili, dove alcune notizie utili si sono, diciamo, trasmesse, si sono diffuse, ma abbiamo visto anche delle cose assurde, le peggiori fake news che hanno portato gravi danni, perché abbiamo visto medici togliersi la mascherina dicendo che era una normale influenza o che il virus doveva essere affrontato con coraggio. Per carità, il coraggio serve per il sistema immunitario, ma non dovrò mai abbassare una mascherina.
Quindi, e poi abbiamo questo messaggio che vorrei sottolinearti, importantissimo, dell'ambiente. Non soltanto gli animali si sono rimpadroniti dell'ambiente, ma soprattutto noi abbiamo capito che la maggior parte di queste malattie gravi nascono dagli allevamenti intensivi e quindi gli allevamenti intensivi e le colture intensive devono essere completamente riviste perché quelle sono il terreno colture di malattie, di virus che poi fanno il salto di specie e quindi l'ambiente con l'infezione coronavirus che ha congelato e paralizzato tutto, quasi per farci fare una profonda pausa di riflessione, l'ambiente chiede di rivisitare il nostro stile di vita, il nostro modo di alimentarci, il nostro modo di rapportarci con gli animali. Dottor Torchio, io la ringrazio per i suoi preziosissimi consigli. A casa vi ricordo che se voleste rivedere una delle oramai tantissime puntate che abbiamo affrontato, basta andare su YouTube e digitare i consigli del dottor Luigi Torchio più il nome della patologia o argomento al quale siete interessati. Vi auguriamo un buon proseguimento di visione.